Direttore, la Regione ha la sua carta delle tipologie forestali, un grande risultato, ci vuole spiegare tecnicamente di che si tratta? Un grandissimo risultato e soprattutto un risultato che premia anche la sinergia tra gli organi dello Stato, sia a livello centrale che regionale, per lo sviluppo congiunto di attività che sono fondamentali per la conoscenza del territorio regionale. Noi qualche anno fa iniziamo insieme con l'introduzione della direttiva comunitaria Inspire nella costruzione delle informazioni che erano fondamentali in fornire alla comunità europea per la conoscenza del territorio. Con questa realizzazione noi andiamo a completare un altro dei tasselli fondamentali di questa rappresentazione. In questa realizzazione in più noi realizziamo anche la costruzione di un vero e proprio sistema informativo di gestione dell'informazione geografica forestale, che sarà messa, che lo è già disponibile, sul map server regionale, con la possibilità per tutti i cittadini di poter interrogare le informazioni ed avere informazioni di dettaglio. Basti pensare che il lotto minimo rappresentato cartograficamente è di mezzo